Salve a tutti da Holo Store. Oggi è la volta del Nokia 5630 Express Music, un altro cellulare della serie molto fortunata Express Music di Nokia. L'indirizzo d'uso è ancora perfettamente votato verso la musica e in generale la multimedialità, ma il Nokia 5630 Express Music si rende interessante soprattutto nel form factor, costo e prestazioni. Diciamo subito che il merito di un utilizzo rapido e senza incertezze lo si deve soprattutto alla velocità del sistema operativo Symbian, che in questo device si fa davvero una scheggia, tanto da rendere possibile agli utenti più capaci il compimento di tutte le operazioni non solo in pochi passaggi, ma anche con grandissima rapidità. Molto accattivante e ricca è la dotazione. Infatti partiamo proprio dalla confezione, dove evidenziamo subito questa bella pochette che lo protegge, diciamo, dalla polvere e dall'umidità. Inoltre sottolineiamo anche finalmente la presenza di una scheda di memoria aggiuntiva da ben 4 GB, utile quindi per usare il terminale in maniera completa, soprattutto dal punto di vista musicale. Ovviamente non potevano mancare gli accessori più canonici, dove ovviamente il cavo USB, l'auricolare in due sezioni, come potete vedere, con il comando anche attivabile da questo punto. Oppure praticamente il caricabatterie, eccolo qua, con la batteria da 860 mAh e di consueti manuali d'uso, in questo caso su mini CD, come potete vedere. Il Nokia 5630 Express Music è un device candy bar che opera in sistema duale GSM, quadribanda o MTS. C'è, diciamo, l'HSDPA, l'HSUPA, il Wi-Fi, il GPRS, l'Edge, il Bluetooth stereo e ovviamente appunto il cavo dati. Come potete vedere, mi sono un attimino dimenticato di farvi vedere appunto la parte comandabile che poi dopo va inserita nel jack dei 3.5 mm, eccolo qui, dove appunto si può da qui attraverso appunto le cuffie comandare l'avanzamento, diciamo il passo di tutti i vari brani audio, oppure chiaramente attivare la chiamata. Esteticamente si presenta come un cellulare dell'aspetto molto trendy, come potete vedere, e giovanile. Infatti è proposto nella solita colorazione rosso con il bordino rosso, eccolo qui, oppure blu. E viene appunto ripresa da questa cornice in trasparenza che attraversa appunto tutta la cover. Il device è estremamente compatto e leggero, come potete vedere, maneggevole soprattutto anche perché dietro ha una cover in gomma che lo rende, diciamo, molto ben impugnabile. Sulla parte anteriore prende posto questo ottimo display da 16 milioni di colori, 2.2 pollici, con risoluzione di 240x320. Oltre ovviamente il sensore di luminosità, eccolo qui, e la piccola videocamera che permette le videochiamate. Dietro c'è la fotocamera da 3.2 megapixel, di risoluzione massima. Non ha l'autofocus, ma non per questo le prestazioni sono sufficienti, anzi, grazie appunto al doppio flash, eccolo qui, al LED, permette di illuminare zone anche molto buie ed avere quindi fotografie di buonissima qualità anche con poca illuminazione. Da non dimenticare che offre la possibilità di girare i filmati con una risoluzione tipo VGA 640x480 in una qualità non eccessa, ma comunque, diciamo, senza scatti. Da segnalare infine che è presente GPS per la geotaggazione delle foto, ma non l'accelerometro, anche se è possibile usare il telefono in posizione orizzontale come adesso. Infatti, anche se appunto non è presente l'accelerometro, una volta attivata la galleria fotografica attraverso i comandi, il device si posiziona in landscape orizzontale perché praticamente permette lo slideshow delle fotografie. Per quanto riguarda dimensioni e l'uso della tastiera, evidenziamo come il 5630 sia davvero molto ergonomico, come potete vedere, la compattezza delle scocche, infatti, è unita appunto al grip posteriore, permette appunto un'estrema facilità d'uso. I materiali sono, diciamo, di ottima qualità, plastiche molto robuste ed anche, diciamo, molto ben serigrafate, diciamo che appunto la serigrafia sembra essere di buon livello. Nonostante queste dimensioni micro, il 5630 appunto misura 112 mm di altezza, 46 di larghezza ed uno spessore di appena 12 mm.
Il peso è solo 83 grammi, 87 con la batteria, e ne fanno quindi un terminale estremamente leggero ma solido nello stesso tempo, grazie appunto alla cura posta nell'assemblaggio. I due vari pulsanti sono distanti gli uni dagli altri e mostrano appunto una superficie cliccabile in modo più che sufficiente. La corsa è breve e di ottima intelligibilità dei caratteri se gravati appunto sui tasti, come dicevo prima, che si illuminano ovviamente quando il telefono è acceso. Il corpo centrale sotto al display offre le consuete possibilità. Il gioco di comando centrale è diciamo grande a sufficienza per poter essere digitato correttamente. Meno comodi sono invece gli soft key laterali, che risultano essere leggermente un po' sottodimensionati. Infine abbiamo alcuni comandi sui dorsi, dove a destra c'è il volume, eccolo qui più o meno, lo slot della memoria micro SD, questo qui come potete vedere, il tasto di attivazione della fotocamera, questo qui. A sinistra invece ci sono i comandi del lettore dell'avanzamento, arretramento, file audio, stop e play o pausa. Il telefono si accende premendo appunto il tasto di chiamata e offre il LED sulla parte posteriore accanto alla fotocamera di funzionamento. Sulla sommità della scocca appunto ci troviamo diciamo la contattiera per l'USB e per l'auricolare di 3.5 mm. In cronaca alle capacità tecniche, evidenziamo subito che l'ultima versione del Symbian come sistema operativo rende questo telefono molto veloce nell'uso, privo di impuntamenti o rallentamenti di render pagina. La parte telefonica offre un audio davvero eccezionale, anche la ricezione è buona, così come la messaggistica, che permette appunto di poter essere digitata, come dicevamo prima, molto, molto velocemente. Presente le mail, i messaggi multimediali e ovviamente quelli di testo. Bella anche la navigazione, grazie ai protocolli veloci del WMTS questo smartphone consente un buon rendering, anche se 5630 non è proprio indicato, soprattutto appunto per i display non eccessivamente grandi, per navigare sulle pagine web, ma comunque si riescono a visualizzare abbastanza bene. Ovviamente avremo un miglioramento sensibile delle prestazioni grazie all'installazione di Opera Mini, che è presente diciamo come supporto al Symbian. È possibile installare anche l'OV Store, operazione che si esegue veramente in modo rapido e permette quindi di avere disponibile subito lo shop virtuale di Nokia, da cui potete scaricare con grande facilità tutte le applicazioni gratuite. Dal punto di vista connettività, la facilità e l'efficacia di condividere i propri file con gli altri utenti è un valore aggiunto non indifferente per questo tipo di cellulari. Infatti il 5630 è davvero in modo esaltante ed efficace, ne può usufruire dell'utilizzo proprio appunto per la sua caratteristica musicale. La fotocamera offre ottimi risultati pur essendo priva, come dicevamo, dell'autofocus. Soprattutto le immagini panoramiche sono stampabili su carta fotografica, oltre che visualizzabili nell'ottima galleria. Veniamo diciamo alla parte musicale, che è diciamo quella cosa che più è importante in questo tipo di device, e si ascolta appunto in modo superbo. D'altra parte 5630 si chiama appunto Express Music per questo. Si completa ovviamente con la radio FM incorporata e può essere manovrata in background da comandi disposti sul dorso sinistro della scocca, eccolo qui. Anche questi attivabili appunto non solo per, come dicevamo prima, dei file MP3, ma anche per andare avanti o tornare indietro nel tuning della radio. La batteria da 860 mAh che abbiamo fatto vedere prima offre un'autonomia pari a circa un giorno e mezzo, più che sufficiente quindi per un ascolto intensivo o l'uso della fotocamera, senza avere problemi di durata nell'arco almeno dell'intera giornata, anche per un uso molto 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 più intensivo della norma. In sintesi quindi il 5630 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, infatti è piccolo ma offre grandissime prestazioni. Convince in tutti i comparti, dove appunto sfoggia una qualità sopra la media. Ottima la datazione di serie con appunto la pochette, la scheda di memoria 4 giga, il cavo dati, l'auricolare in due sezioni e i comandi manuali con il caricabatterie. Ergonomico è appunto con la cover posteriore in gomma, con l'ottimo grip di presa, si lascia appunto maneggiare e trasportare molto facilmente. Anche l'usabilità del sistema, come appunto dicevamo prima, fa davvero la differenza. Nessun impuntamento o rallentamento di sorta. E le funzioni appunto ci sono tutte, oltre che appunto la parte telefonica, che è diciamo lo fiore all'occhiello da sempre di Nokia.
Con questo è tutto, Holo Store vi saluta e vi rimanda alla prossima recensione.